E buongiorno e bentornati sul mio canale. Oggi torniamo con un What I Eat in a Day, dove vi faccio vedere tutto quello che mangerò oggi e tutte le ricettine che preparerò. Quindi voi mettetevi comodi e godetevi questo classicone di questo canale. Quindi andiamo a preparare la colazione. La mattina, prima di ogni cosa, io bevo sempre un bel po' d'acqua. Questo perché appena mi sveglio sono parecchio disidratata, quindi ho bisogno di bere e prendo la mia vitamina di B12. Io questa l'assumo perché non mangio abbastanza carne. Questa sostiene le funzioni cerebrali, quindi ci fa bene a noi che studiamo tanto. E dato che qua siamo sinceri, adesso io svuoto la lavastoviglie e poi finalmente mi metto a preparare la colazione. Questa mattina per colazione andiamo a preparare i pancakes. Però non saranno dei semplici pancakes, perché questa volta, ragazzi, li voglio fare con la polvere matcha. Quindi facciamo i pancake al matcha. Il matcha, per chi non lo sapesse, io spesso lo prendo tipo da Starbucks, il matcha latte, ed è buonissimo. Ha un sacco di proprietà, a quanto pare, perché è fatto con il tè verde giapponese, ma a essere sinceri lo prendo solo perché mi piace un sacco il sapore. E devo dire, mi ricorda vagamente il pistacchio, ma un pistacchio più al tè verde, ecco. Questa è la mia spiegazione di quello di cui sa il tè matcha. Ma comunque passiamo ai pancakes e alla nostra colazione, perché il mio cervello sta andando in tilt e che devo dargli un po' di zuccheri. Quindi gli ingredienti che la comporranno. Io uso sempre questo preparato, che ormai mi ci sono affezionata, per fare i pancakes, ed è Tortitos Americana Original Pancake Mix. Vabbè, è un semplice preparato per fare pancakes. E io ora metto 40 grammi di questo preparato insieme a un ovetto, perché l'uovo comunque aggiunge proteine, ci fa bene, è ricco di vitamine, mi sazia, quindi ok. E ci aggiungerò anche in mezzo un pochino di polvere di tè matcha, penso tipo mezzo cucchiaino, quello che userei per farci il latte, appunto. Magari ci aggiungo un po' di latte ad occhio per rendere l'impasto. E poi dopo ci divertiremo con i vari topping. Ieri al supermercato ho comprato un po' di frutta fancy, ho preso i mirtilli, perché io adoro i mirtilli, sono tipo i miei frutti di bosco preferiti e non li prendo spesso, sapete, costano tipo un occhio della testa. Ci mettiamo sopra anche un po' di yogurt e faremo anche la nostra salsina proteica al cacao, mischiando cacao e le triche protein di Four Spring al chocolate. Preparazione sta procedendo. Qua abbiamo il pancake che si sta cuocendo e pensavo di farli mini pancake e farne di più, però cioè troppo sbatti, ne fai uno bello, poi al massimo lo tagliamo a torta e va bene così. Guardate, è verde! Che taglio! E poi nel frattempo ho lavato i miei mirtilli, fatto la mia cremina proteica al cioccolato, che madonna, ma vedete che roba! E ho usato 10 grammi di cacao e 10 grammi delle whey protein, 3K protein al cioccolato. Qua abbiamo ancora lo yogurt che aspetta, ma adesso provo a girare questo pancake e spero di non farlo macello. E voilà, ecco qua, tutto pronto, ho cercato di dargli un bel aspetto. Direi che ci sono riuscita, almeno per quanto mi riguarda, mi fa una gola che voi non avete idea. Quindi qua abbiamo il nostro pancake, un po' di salsina che è rimasta, che non ci ho messo sopra, perché la aggiungerò piano piano per non fare troppo un bordello e per farlo più instagrammabile. Perché lo sapete come funzionano queste cose, no? Tipo, quando ci metti troppa roba sopra come vorresti davvero fare, poi, poi ecco, non è così bello da vedere. Quindi adesso bevo un attimo, ce lo mangiamo e scusate se ho le cuffiette, ma perché nel frattempo ascolto la lezione. Ed eccomi qua, questa volta ho deciso di cambiare per questi video e aggiungere un voice over. Fatemi sapere se l'idea vi piace, volevo renderli un po' più personali, oltre alle musichette che ci piacciono tanto, aggiungere anche una parte parlata. Quindi niente, vi commento un attimo quello che sto facendo, non c'è molto da commentare, sto solo mangiando il mio pancake mattutino, ma come potete vedere è una colazione super bilanciata e la colazione, ve l'ho già detto mille volte, è il pasto che io preferisco e la cosa che adoro fare, appunto, è farmi le colazioni bilanciate, perché così almeno mi... Questa comunque sono io che aggiungo altri mirtilli, così, perché non mi bastavano quelli che già c'erano e fuori dalla camera lo posso fare. E poi è così, ci ho aggiunto anche altra cremina al cioccolato, vabbè, la foto l'avevamo già fatta, quindi va bene. Comunque sì, tengo a fare sempre una colazione bilanciata, mi piace, mi sazia, mi permette di stare più sharp durante lo studio e affrontare tutto meglio, ecco. Anche perché io appena sveglio ho sempre il mago nello stomaco, quindi devo mangiare e la colazione bilanciata mi sostiene di più, quindi proteine, grassi, carboidrati e si vola. Poi la frutta mi piace, quindi team colazione, fatevi sentire anche voi.
Ora, colazione fatta, mi sento sazia, finalmente appagata, quindi posso cominciare a studiare come si deve. Ma ovviamente prima caffè americano, se non lo faccio fino all'orlo io non sono contenta, ma i miei appunti. Quindi ora si studia e poi noi andremo in palestra ad allenarci, quindi vi porterò anche là. Ci sentiamo per voi tra pochissimo, per me quando andremo in palestra. E rieccoci qua, noi tra pochissimo stiamo per andare in palestra, io infatti mi sono cambiata e voglio farvi vedere meglio questo completino perché ne vado veramente soddisfatta. E voilà, così è come mi sta addosso, sì, il calzino prepotente sempre. Comunque è stupendo secondo me, questo è tipo verde militare, verde azzurrino militare. E ha qua la manichetta lunga, vedete, con questo dettaglio qua. Poi qua abbiamo il sopra e sotto indosso il sports bra coordinato, perché diciamo adesso che fa più freschino è comodo mettersi questo sopra. E poi uno comincia a caldarsi quando si allena, si lascia solo lo sports bra. Indietro è fatto con questo dettaglio qua, che non so se vedrete, me lo auguro, spero. E ci tenevo a farvelo vedere perché non è, nonostante sia tipo, secondo me tipo la copia di Gymshark, esattamente lo stesso, però non l'ho preso da Gymshark questo, infatti se vedete non ha nessun brand sopra, ma il sito in cui l'ho preso si chiama Light in the Box, appunto mi hanno contattato loro a dire il vero, perché, scusate Giulio che tossisce, eccolo che passa, ragazzi, se no non è contento. E io ho scelto questi vari capi per la palestra appunto perché mi piaceva provarli, volevo pure far vedere a voi se c'è, volevo pure vedere se ci fossero appunto completini della palestra che fossero validi ma che costassero meno, perché di solito diciamo che i completi della palestra non sono così appunto low cost, di solito sono piuttosto cari, quindi trovare delle alternative più economiche mi faceva piacere, che adesso vi faccio vedere. Non li indosserò tutti adesso per voi, ma vi faccio vedere giusto per avere un'idea delle altre cosine che ho. Questo è il completo nero, diciamo, leggings, vedete, questo è tipo il disegnino, poi il sopra è più o meno questo lo stile, così con questo disegnino, maniche anche queste così che puoi indossare in questa maniera se uno vuole, sempre cropped, eppure questo è molto tipo bad girl, tipo tutto nero, molto cattivo. Poi l'ho preso questo qua azzurrino, stessa idea diciamo, no? Leggings, il sopra così, questi però non hanno il bra abbinato. Ultima cosa che ho preso sono questi leggings invece, che sono semplici leggings, un po' tipo sul verde militare, ma che pure questi hanno questa ricciatura dietro sulle ciabatte che le fanno ancora più carine, e la V qua, e questi pure stanno benissimo addosso. Quindi queste sono le cose che ho preso da quel sito, ho preso di tutto una taglia S, l'unico diciamo che mi ha dato qualche problema di che era un po' più grande, ecco, è quello là azzurrino, poi gli altri mi vanno tutti benissimo, infatti sono scontentissima perché c'è, cioè, di solito se prendi un S non calza bene, perché di solito sono un XS, mentre qua perfetti, quindi magari se voi di solito siete un S prendere una M, vabbè, ve lo dico, vi lascio comunque tutte le info e i vari link nell'info box, nel link in descrizione, come si dice ogni volta sta cosa mi mette ansia, mi perdo. Avete anche uno sconto del 15% se volete fare acquisti da quel sito, in più ci stanno gli sconti del Black Friday, quindi boh, io ve lo consiglio se avete voglia di comprarvi qualche completo per allenarvi e non volete spenderci tanto. Adesso andiamo in palestra e ci vediamo là. E eccoci di nuovo qua con un altro voice over, ci sto prendendo gusto. Però ecco, non voglio mettervi clip così a buffo, e queste sono clip così a buffo fatte in palestra. Non ho registrato tutto l'allenamento, ne ho registrato giusto un po'. Ci teniamo a farvi vedere quello che faccio. Non sono una fitness influencer con i fiocchi, anzi non lo sono quasi per niente, perché io sul fitness ho ancora molto da lavorare, ma comunque tendo ad allenarmi sempre, mi alleno perché mi fa stare bene. Poi ovviamente c'è anche un obiettivo fisico dietro, quindi voglio crescere muscolarmente, aumentare di forza, perché noi vogliamo diventare donne forti, e niente, quindi questo è quello che ho fatto quel giorno, più altri 5 esercizi che non vi ho ripreso. È stato giusto, cioè ho cercato di mettere la camera dove riuscivo e riprendervi qualche clip, perché mi chiedete di farvi vedere qualche mio allenamento, però ecco, non riesco mai a farlo davvero, e vi prometto che mi impegnerò meglio nel farlo. Era giusto per chiacchierare un po' con voi, poi ritorniamo al video in cui faccio vedere tutto quello che mangio, quello che è per me mangiare sano, che comunque per me il mangiare sano è senza stressarmi troppo, concedermi quello che mi piace e comunque prediligendo sempre cibi sani e con qualche cioccolatino di qua e di là, lo sapete. Quindi a dopo.
rientrati a casa, infatti mi sono rimessa in tenuta casalinga e adesso sto preparando il pranzo, quindi il pranzo sarà posto post-workout e sia posto pre-workout sia posto post-workout sono quelli più importanti, dove appunto io cerco di fare un pasto più bilanciato possibile mettendo tutti i macronutrienti, quindi carboidrati, proteine e grassi, anche se i grassi nel post-workout è meglio mantenerli un po' più bassi, e nel pre-workout, soprattutto se lo fate entro le 2 ore prima dell'allenamento, sempre meglio evitare di abbondare troppo, ovviamente quello dipende pure dalla vostra costituzione, il fabbisogno di grassi di cui avete bisogno pre e post workout, ma comunque io cerco di evitare di farlo troppo pesante in grassi perché questo mi rallenta la digestione. Post workout vogliamo che i nutrienti vengano assorbiti subito per rifornire ai muscoli, pre non vogliamo ci appesantisca. Quindi vi faccio vedere quale sarà il mio pranzo. E ecco qua il nostro pranzo pronto, mi sento tipo dieta da bro adesso, ma io in realtà queste cose le amo, io non vedo l'ora di mangiarmi tutto ciò. Qua abbiamo il riso basmati, verdure, ho fatto un mix di broccoli e peperoni e questo è merluzzo. Io sopra l'ho ripassato tutto chiaramente con un pochino d'olio, pure il riso l'ho fatto scottare leggermente poi in padella, e pepe, ma per dargli il touch in più io vi suggerisco di aggiungerci un pochino di limone. Il tocco asiatico è la salsa di soia. Pranzo pronto, così abbiamo tutto quello che ci serve per rifornirci post workout: carboidrati, proteine e un pochino di grassi, ma non troppi. Bene, quindi adesso io direi pranziamo e poi ci vediamo al prossimo pasto, che dite? Buon appetito! Ma chi vogliamo prendere in giro? Io qua adesso ho rotto tutto e mischio tutto, ragazzi, ma che vogliamo dire? Ma volete mettere il mappazzone tutto mischiato? È tutta un'altra storia, sì. Team mappazzone, fatemelo sapere. Tuo amore, che team sei? Team... non lo so, dipende da cosa. Adesso stai facendo un mappazzone. Sì, per infatti stavo addirittura pensando di mettere tutto il mangiare per questo. Ma... Io lo farei, quindi è il mio rispetto. E volevo farvi vedere, noi mangiamo sul divano mentre guardiamo la TV. E questa è la posizione in cui stiamo sia a pranzo che a cena. È vero. Però per tutto il resto del tempo che facciamo? Lavoriamo, studiamo. Sì, sì. E al massimo ci alleniamo, basta, sì. Giusto quella, la reale. E rieccoci qua adesso nella mia solita postazione, ripronta per mettermi a studiare. Mi sono preparata per adesso il mio snack perché sono le 4:30. Quindi ho fatto un bel tè, questo è tipo tè rooibos, comunque è tipo con le spezie, pure cannella. Io adoro questi tè, mi sono molto di autunnale, invernale, natalizio. Tra poco è Natale, tra poco cioè si fa per dire, siamo a novembre, ma io già sento l'aria natalizia. E mangerò anche questa barretta di Food Spring, questa è quella al white chocolate and almond, quindi a cioccolato bianco e mandorle, ed è buonissima. Allora, la mia preferita, ve lo dico, è quella vegan, però le abbiamo finite, non ci stanno, non le abbiamo più. Abbiamo fatto l'ordine, però ancora non ci è arrivato, quindi dovevo arrivarsi oggi per farvi l'unboxing, non è arrivato, vi farò l'unboxing magari su Instagram appena arriva, quindi vedremo. Ma intanto mi mangio questa, che è comunque buonissima, sa proprio tipo di Galak, cioccolato bianco. Qua, mentre per voi è passato qualche secondo, per me sono passate ore, mi vedete gialla, scusate, è la luce della cucina. Io qua adesso sto preparando la cena, vi mostro che cosa sto preparando. Chi mi segue già da un po' lo sa quanto amo io i miei zucchini noodles, io li faccio utilizzando questo spiralizer, e per chiunque di voi sia interessato a prenderlo vi ho lasciato sotto il link per accedere alla mia pagina Amazon, dove vi metto tutte le varie cosine che io utilizzo per la cucina, dove appunto potete prendere quello se vi interessa, ma comunque si trova anche in vari negozi per la casa, penso, molto facile da reperire appunto. Quindi sto facendo questi zucchini noodles o spaghetti di zucchine, e io voglio farli con il tonno, questo è semplice tonno in olio, io prendo quello in olio, questo olio di girasole, se trovate quello olio d'oliva ancora meglio, perché comunque lo preferisco, trovo abbia un sapore migliore, e poi essendo che ci aggiungono l'olio ci mettono meno sale, quindi lo preferisco. E poi l'unico accorgimento è che uno non ci va aggiungere troppo
troppo all'in più, io personalmente non lo aggiungo, utilizzo quello che c'è nella scatoletta perché mi basta. E inoltre sto facendo la zucca in forno. Eccola là, la mia amata che si sta preparando. Quindi adesso finisco qua di preparare. Io le zucche le faccio giusto saltare un po' in padella e quando si sono ammorbidite poi ci aggiungo il tonno. Voi mi chiedete spesso come faccio i zucchini noodles, semplicemente così. E niente, quindi finisco di preparare e poi faccio vedere a piatto completato. Ed ecco qua, vi mostro la mia cena pronta. Qua ho fatto gli zucchini noodles con il tonno, è tutto mischiato quindi non si vede bene, ma praticamente l'ho ripassato in padella con il tonno insieme agli zucchini. Poi qua ci sta la zucca fatta al forno, che bomba. E accompagnerò il tutto con, prenderò una fetta di questo protein bread, che c'è scritto qua brodo perché è in svedese, ed è fantastico. Questo è praticamente pane di segale con tutti i semini e ha un sacco di proteine anche dentro. Vi faccio vedere i valori se riesco a provarli, eccoli qua. E questo lo adoro, quindi abbino con una fetta di questa e queste che sono praticamente le Vasa, però sempre il marchio svedese, perché guardate che carine, perché praticamente abbiamo uno svedese qua accanto, uno svedese shop, un supermarket svedese, quindi andiamo a prenderci tutte le varie cosine più diciamo salutari là, perché le svedesi hanno un sacco di cose di segale, fette Vasa, dato che Vasa è proprio svedese, e le prendiamo là. Quindi niente, adesso io cenerò questo bel piattino super fantastico che io adoro e poi ci aggiorniamo quando sarà per il prossimo pasto, perché sapete che ci aspetta sempre il dolcetto serale. Quindi mi godo la cena e a dopo. Eccoci qua, siamo arrivati al momento finale della serata, quindi è il momento di rilassarci post cena. Noi ci guardiamo Star Trek adesso, però nel frattempo preparo un dolcetto e vi faccio vedere quello che mi preparo. Allora, qua mi sono fatta una mia solita bowl ciotolina con... questa è mela, una mela gala. Io adoro le gala, soprattutto le mele devono essere croccanti. Se sono le gala croccanti, sono super succose e croccanti, buonissime. E poi ci ho aggiunto questo che è l'alpro al cocco, il mio solito yogurt amato. E ho messo sopra il cacao, ma adesso chiaramente andrò a mischiare tutto. E in più mangio pure un po' di questa, penso tipo due quadrati, due bei ciotti quadratoni, che è... se poi la faccio vedere... a me più la cioccolata ciotta più mi piace. E questa però è particolare perché, a parte che tipo non ha zuccheri aggiunti, ma è dolcificata con stevia, però è tipo appunto con la mousse di nocciola dentro e sembra appunto di mangiarsi un Lindor, buonissima. Quindi questo sarà il mio dolcetto serale. Adesso io andrò a godere questo dolcetto, questo mio dessert, davanti alla TV guardando Star Trek insieme a Giulio. Spero questo video vi sia piaciuto, se è così mi raccomando lasciateci un like, iscrivetevi al canale se siete nuovi, ancora non l'avete fatto, se vi fa piacere. E niente, vi mando un bacio enorme. Ho la faccia distrutta, ma a fine giornata è questo. Comunque noi ci vediamo al prossimo video, che sarà molto molto presto. Ciao!